cantiere per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia è stato inserito nel programma regionale di interventi prevenzionali per il miglioramento della gestione della sicurezza nel lavoro, che vede l'adozione dell'approccio cantiere complesso. Se ne è parlato nel corso della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro, che si è svolta appunto a Norcia. L'approccio per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia è quello del cantiere complesso, frutto di studio e positiva sperimentazione regionale, che ha visto unite le sinergie di Regione, INAIL, CESF di Perugia e TESF di Terni, già nella ricostruzione di Spina nel cantiere delle Cascate delle Marmore. È stato inserito nel programma regionale di interventi prevenzionali per il miglioramento della gestione della sicurezza nel lavoro e se ne è parlato in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, con l'obiettivo di contestualizzare attività e risultati rispetto a quanto programmato al momento dell'avvio delle opere di ricostruzione dell'importante complesso. Nel corso dell'incontro a Norcia sono stati messi in luce gli aspetti salienti del modello e verificato lo stato dello sviluppo progettuale anche nell'ottica di un'eventuale ulteriore implementazione dello specifico approccio prevenzionale. In merito all'andamento del fenomeno infortunistico sul lavoro, secondo il Focus Umbria Italia 2018-2022 e i primi dati di questo anno, a livello regionale lo scorso anno sono state registrate 10.629, ovvero più 2,3% denunce di infortunio, più 8,2% in Italia, sono 21 i casi mortali, 1.090, meno 15,4% in Italia. In aumento sono le malattie professionali, 2.993, più 35,2%, più 2 in Italia. Nel 2021 sono stati 754, ovvero il 5% in più, i casi denunciati nelle costruzioni, più 26,6% per le malattie professionali.